Ah, di nuovo al sicuro! La Trestia navigherà un altro giorno! Armatevi! Ciurma offro libertà e dracco. Anche tu puoi. Caccia con me.
Vieni, grande combattente. Devo fare molta attenzione in quest'area. Thank you.
Se mi ribalto qui, non credo che riuscirò a tornare a nuoto. Simone è tuo, comandante! Passare i remi! Spiegate quella vela! Preparare i remi! Andatura a vela! Sentiamo un'altra canzone! Dovremmo raccogliere qui un dato. Bene.
Semi in posizione! Nemici in arrivo! Preparati! E lance, ora! Vogliono colpirci! Le fiamme raggiungono la nave! Forza! Lanciate! Ci prenderanno in pieno! Vogliono attaccarci ora! Arcieri in posizione! Più veloci! Attenzione alle frecce! Massima velocità! Malaka! Vengono dritti verso di noi! Non questa canzone, mi intristisce!
armatori, pronti! Pronti con le funi! Vieni, la caccia chiama. Pefka, meglio tenere d'occhio le mie dracme. Ah. Visite guidate del Minotauro, iscrivetevi qui. Scoprite come Mistios, ti do il benvenuto a Pefka, terra del Minotauro e delle famose tuniche del Minotauro! Tuniche! Tuniche del Minotauro! Taglia unica! Non vedo come la stessa taglia possa andare bene a tutti. Io sono Arsenio. Se vuoi sapere come sconfiggere il Minotauro e diventare il guerriero più famoso del mondo greco, sei nel posto giusto! Sei un bravo venditore. Farò la visita guidata. Ma non hai paura che qualcuno rubi le tue famose tuniche del Minotauro? Chi lo farebbe? Sono tuniche per Minotauri. Come vedi dalle statue, il Minotauro... Non dimenticare questo consiglio esclusivo. Odia essere inizzato. Non avvicinarti oltre. In particolare dagli oggetti appuntiti. Troppi soldi. Pare che si conclude il suo punto debole. Istruzione esatta del Minotauro. Le sue vere dimensioni possono variare. Dov'è il resto? Sulla collina. È fuggito di mano agli operai mentre lo posizionavano. Due sono rimasti uccisi dalle corna. Beh, più che uccisi, ridotti in poltiglia. Anche le statue del Minotauro sono letali. Oh, niente lo è di più. Dicono che persino Teseo sia stato ucciso da una statua del Minotauro. Ho sentito molte storie sul Minotauro. Di solito parlano di Teseo in toni più eroici. Il livello di istruzione di Sparta non è dei migliori, vero? Tra un po' mi direi che Medusa esiste davvero. Continuiamo la visita. Ehi, a Pefka gli eroi hanno sempre ragione. Di qua. Occhio! Quei massi sono in realtà feci del Minotauro. Deve essere appena passato. Se si ascolta. Non posso crederci, l'abbiamo perso! Un altro consiglio utile che non ti daranno in altre visite: un settore da 27 anni! I guerrieri di tutto l'Egeo vengono a Pefka per affrontare il possente Minotauro e avere la sua testa! Finora. Lui li ha uccisi tutti. Ma. Di certo l'elisir di zoccolo di Minotauro appena spremuto ti darà la spinta perfetta per farlo secco. Cosa fa questo elisir a parte darmi la spinta perfetta? Dipende. Cosa ti affligge, Mistios? Mal di gola? Ferite che non guariscono? Prurito in zone innominabili? Cura anche il rimpianto di aver seguito inutili visite guidate? Sì! Da dove viene questo elisir di zoccolo di Minotauro? Dagli zoccoli del Minotauro, ovviamente. Lo dice il nome stesso. E fammi indovinare, ne hai una boccetta pronta da acquistare? Papà lo diceva sempre, mai uscire di casa senza gli zoccoli tritati di una creatura leggendaria. No,
Non si sa mai quando può servire un po' di elisir di soccolo di minotauro. Hai fatto un ottimo acquisto, mio economicamente responsabile amico. Ora seguimi, c'è ancora molto da vedere. Non dico nemmeno. Questa era la visita. Non ho imparato nulla sul Minotauro. I miei clienti sono sempre soddisfatti. Puoi pagare i miei soci prima di andartene. Ti auguro una buona permanenza a Pefka. Tu non riceverai neanche mezza dracma da me. No, non una. Le voglio tutte! Prendetelo! Ben fatto, Mistios! Hai superato la prova...